Sfila sotto l'occhio attento delle forze dell'ordine il corteo di mezzi agricoli che oggi ha invaso la statale 283. Da Spezzano Albanese fino a San Marco Argentano, centinaia i trattori che hanno provocato blocchi alla circolazione stradale per ribadire contrarietà alle scelte dell'UE in merito alle politiche agricole. Noi siamo disponibili a continuare ad oltranza. Una protesta che non si ferma. Ad una settimana dalla prima manifestazione continuano i blocchi stradali del Movimento Territorio e Agricoltura che interessano tutta la Calabria. Innanzitutto quello che chiediamo è di riqualificare la figura dell'agricoltore, perché a distanza di millenni che l'agricoltura sussiste sul nostro pianeta hanno calpestato la nostra figura dell'agricoltore. Oggi nella Valle dell'Esaro sono arrivati da tutto il territorio del Pollino e della Sibaritide per far sentire la propria voce e manifestare a favore di un'agricoltura di qualità e difendere un settore strategico per l'economia sostenibile. Non abbiamo avuto alcun riscontro da parte dell'Europa, non ci hanno degnati nemmeno di una risposta.